Chi l'ha detto che un crostone di pane deve essere per forza rustico? Io con il mio Asador della Cruz vi realizzerò questo crostone di pane con delle salamelle arrostite e del peperone, anche lui arrostito nell'Asador, e con delle scaglie di formaggio alle vinacce di Sangiovese. Quindi un crostone di pane toscano che diventa gourmet per le vostre giornate in campagna all'aperto, una giornata così bella come questa. Andiamo a farlo. Con queste belle salamelle andiamo a preparare un piatto un po' evoluto, per non mangiare la solita salamella arrostita e basta, ma poi la spolperemo e andiamo a fare, dopo la cottura, un crostone di pane toscano con questa salsiccia, il pecorino e una crema di patate e aglio nero, insomma un piatto un po' elaborato partendo però da una salsiccia cotta con l'Asador. Le disponiamo tutte in fila sulla nostra porta salsicce, quindi comodissimo, vedete, con l'invito proprio per metterle dentro, così chiudiamo, non saliamo e non pepiamo, non serve perché la salsiccia è già condita di suo, poi dopo per giunta la abbineremo anche a un pecorino, quindi lasciamola così e andiamo a mettere il ferretto per tenerla bella ferma. Ok, e con queste andiamo in cottura. Io direi che la salsiccia, per evitare che si asciughi, dobbiamo fare una cottura un pochettino più rapida e un po' più violenta del solito, no? Perché altrimenti se la lasciamo troppo rischiamo che poi si asciughino e buttano fuori tutto il loro succo, la loro acqua. Quindi una rosolatura un pochettino rapida. Quindi andiamo in cottura. Quindi una cottura un po' più violenta, mi raccomando. Avviciniamo da farle abbrustolire un po' più in fretta, quindi una cottura, a differenza delle altre cotture che sto facendo, un pochettino più rapida. Per la salamella arrostita col crostone di pane vado a preparare dei peperoni arrostiti. Questa è una fantastica griglia che è stata concepita per fare tutte le verdure alla griglia, per pesce, per tutte le cose che sono più piccoline. E quindi disponiamo qua tutte le verdure che vogliamo, ovviamente adesso ne metto anche meno rispetto a quello che, per cui è fatta questa griglia, no? Per una grigliata possiamo mettere peperoni, melanzane, zucchine, insomma riempirla bene. E adesso metto solo questi, che mi sono sufficienti per farvi l'esempio del piatto che voglio fare, e vado a metterci sopra la griglia per chiudere il tutto. E in pressione andiamo a mettere qualche galletto qua per tenere lateralmente. Bastano due semplicemente, perché tanto farà la pressione stessa al peperone, no? Quindi avvito uno e avvito l'altro dall'altra parte. Per questo fatto, così avete ingabbiato le vostre verdure all'interno della gabbia. E immaginatevela di riempirla con tutte le verdure che volete, quindi rondelle di melanzane piuttosto che zucchine, dei porri, tutte le verdure che volete. E con questo andiamo in cottura. Ok, inseriamo la griglia, ruotiamo e andiamo giù dove vogliamo. In questo caso il peperone vuole una cottura rapida e violenta, che faccia anche un po' di colorito fuori. Abbiamo le nostre belle salamelle cotte, le abbiamo tolte dall'Asador e sono qua, e ovviamente sono delle salamelle. Possiamo servirle come vogliamo al piatto, così, ma io vi faccio questo crostone un pochettino gourmet con un buon pane. Allora, togliamo il nostro perno e ne prendo semplicemente tre, una per crostone perché faccio tre crostoni e le altre le lascio qua da parte. Prendo una mattonella per il servizio, tre fette di pane toscano, sopra ci metto un po' di crema di patate e aglio nero, sono semplicemente patate schiacciate, lessate, schiacciate e frullate insieme a un po' di aglio nero fermentato e sale, pepe, olio, basta, una sorta di pesto, diciamo, no? Quindi molto semplice da fare, che ci servirà come condimento e anche un po' da colla alla nostra salamella. Vado a tagliare la salamella a rondelle e la mettiamo sulle nostre bruschette di pane. Vedete, la crema di aglio ci aiuta, di patate e aglio nero fermentato ci aiuta anche a tenere attaccate le fettine. Il peperone che abbiamo fatto con la griglia prima, lasciato un po' croccantino, non mi piace l'idea di mettere il peperone troppo cotto e molle, quindi un po' croccante. Andiamo a mettere il peperone. Quindi abbiamo fatto tutto sulla griglia, anche le fette di pane si possono abbrustolire sulla griglia, quella lì dove abbiamo cotto i peperoni. Qualche pomodorino confit essiccato al forno,
o anche un po' di pomodorino fresco, con il suo olietto. E completiamo con un formaggio alla vinaccia, un pecorino, insomma quello che più gradite. Io ho questo bellissimo formaggio alla vinaccia che viene fatto stagionare nelle foglie o di castagno o nella vinaccia stessa o nelle foglie di uva. Ce ne sono di tantissimi tipi di questi formaggi. Questo è un formaggio molto molto buono. Lì lascio la scelta a voi, anche un po' regionale in base alla regione in cui vi trovate, no? Un formaggio di fossa, un pecorino. E ovviamente non può mancare un giro d'olio, però anziché mettere dell'olio normale ci metto quest'olio dei pomodorini confit, che è molto più gustoso, che mi va a condire anche il pane sotto. Una fogliolina di verde per decorare e guarnire, in questo caso piccola foglia di alloro che ho qua nel giardino io. Bene, adesso non ci resta che assaggiare questa goduria per il palato, ma penso anche per la vista, per via dei colori, perché se le cose le cuociamo bene hanno anche un bel colore vivo, come devono avere.